Però con Fabri Fibra c'entrano poco, molto poco, però. Fabri Fibra è lento. Vedere tutto il mondo, dice Do you like me a bomber? Ci sta Mister Simpatia. Applausi. No, quella è di tradimento, scusa. Mi confondo. No, aspetta, io la conoscevo. No, io davvero ti giuro. Ti giuro, allora, io l'ho sentito, però mi ricordo pezzi di canzoni, però non mi ricordo molto i te, però. Fare la puttana. Bravo, 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 scendi in casa e non fare la puttana. Sì, quello è bellissimo. Quella è l'unica che mi ricordo un pochettino. Aspetta, bro. Io non ti invidio, io non ti invidio. Aspetta, devo mettere tutto l'album di Mister Simpatia. Prima o poi farò la recensione, ovviamente. Tanto non c'è il copyright, tranquillo, non c'è il copyright. E lo Non so, è è stata possibile, fatta. Lo però. sai perché lo so? Perché è stata fatta fuori major, diciamo. Se ancora non mi ammazzo, grazie a cazzo. Cioè, è bellissimo. Che poi pensiamoci, l'album Tradimento si chiama così perché è visto come un tradimento ai fan. Cioè, lo disse pure Fibra, se non mi sbaglio. Uscirà una recensione tra qualche. Ad aprile! Proprio. Davvero vuoi collaborare? Thanks bro. Allora sul tuo canale lo pubblichiamo. Qua si potrà vedere più gente la nostra opinione. La devi mettere nella reaction perché mi sto gasando tantissimo. È un po' brutale. È un po' brutale. C'è da dire che è un po' brutale. Come album proprio, proprio brutale. Al giorno d'oggi non lo farebbe più nessuno un album così, devo dire la verità secondo me. E infatti, cioè, aveva fatto qualche album con Uomini di Mare, insomma. Era un pochettino conosciuto nell'underground, ma non era ancora mainstream. Cosa che invece ora è ampiamente. Ti rendi conto che pure mia madre conosce Fabri Fibra? Mia madre! Tutto il mondo conosce Fabri Fibra. Tutta l'Italia almeno. Che c'è, bro? Questa dovrebbe essere tipo la terza traccia. Le tracce sono tipo 15 o 14, non mi ricordo. Questa frase l'ha detta pure in. Beh. Questo vuol dire stai chiesto, questo vuol dire stai chiesto. Ragazzi, io sto aspettando che tu arrivi a Rap in Vena, è la migliore. Mi sta piacendo, eh? Sì. C'è qualcosa di stilistico in tutto questo. È arte. Ragazzi, non volete sentire che sto a comprarlo, amarlo. Ma tutti, ma capite che intendo tutti, 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 Dio. Tutti, mi casa troppo. Il miglior album italiano? Non solo del rap, ma proprio di tutto, tutti, di tutto. Questo è il miglior album italiano in generale. Devo rivedere un attimo la mia top delle migliori 10 canzoni. Cioè, troppo da modificare. Ci saranno tipo 4 canzoni di Mister Simpatia dentro. No, ho detto, tu a quale vuoi che. Cioè, nel senso, qual è quella che sta che. Vabbè, qua per come si stanno complicando le cose, mi sa che ci arriviamo. A me che finale di queste canzoni. Perché alla fine si sente proprio che si arrende, tipo. Si arrende alla vita, è bellissimo. Quel finale sincero, bello. Questo ce lo devono invidiare tutti, italiani. Tutto il mondo ce lo deve invidiare. Ste robe, tutto il mondo, tutto il cazzo di mondo. Vabbè, sì, allora, non mi va di fare paragoni con altri cantanti, va bene, però, generalmente. Lo so, però è passato un bel po' di tempo, comunque. Ora non ho intenzione di farli, voglio essere proprio serio su quest'album. Secondo me senza quest'album il rap italiano non sarebbe quello che è oggi. No, ho detto che è tranquillo, ho detto che è diverso dagli altri. Questa canzone intendo rispetto a tutte le altre canzoni di quest'album. La sento con un ritmo un po' più diverso. Senti, però non stile fantasy, stile pazzoide, capito? Tipo momenti, no. Ecco, questa canzone me la ricordavo, ad esempio. Quanto sono belle le sensazioni presenti nelle canzoni del suo album, vogliamo fare C'è una bisogno proprio di una recensione per parlare di sto fatto, bro, eh. Non basta che uno dice delle cose in live. Qua c'è proprio una recensione stradettagliata su quest'album. Recensioni lunghe tipo 20 minuti per parlare di quest'album, cioè. È troppo importante per la storia del rap italiano. È uscito tipo a settembre del 2004. Questo è Rap in Vena, eccolo. Perché dice io sto Rap in Vena. È una figata. Rap in vena, io spruzzo, rap in vena. È perfetta, è perfetta.